Ancora una grande festa, solenne, in Campidoglio, a Roma, per ricordare la nascita e la crescita dell'Unione Europea. L'occasione è quella ideale per assegnare i tradizionali riconoscimenti alle personalità europee dell'anno, che in Italia e nel mondo hanno portato alto il nome dell'Unione. Per il Centro Europeo per il Turismo è questa la 41esima manifestazione che si svolge in Campidoglio, ininterrottamente da 41 anni a questa parte. Per il presidente Giuseppe Lepore è motivo di vanto e di grande orgoglio istituzionale, lui dice così. La manifestazione vede quest'anno sulla ribalta uomini dello spettacolo e dell'informazione insieme, come dire il trionfo della cultura, ma soprattutto qui oggi ci sono i protagonisti di almeno 50 anni di teatro e di cinema italiano. Primo fra tutti uno dei più grandi attori italiani, Nando Gazzolo. Oggi qui, lo vediamo, si presenta costretto dalla vita su una carrozzella a rotelle, ma la magia della sua voce rimane quella di sempre, così come anche il carisma dell'uomo che ha dedicato la sua vita al teatro. In sala c'è grande emozione, ma accade altrettanto con Gabriele Lavia, chi non lo conosce. Le sue tragedie hanno riempito interi teatri, non solo in Italia, ma altrettanto accade con la regina della televisione, ieri del cinema, questa bellissima Virna Lisi che qui, commossa, ricorda le tappe fondamentali della sua straordinaria carriera. Sorridente, cordiale, ironica, ma soprattutto sarcastica, come sempre, è lei, Mariangela Melato, una straordinaria signora del teatro italiano che qui ringrazia come se fosse il suo primo premio importante della sua vita. E poi ancora Carlo Vanzina, uno dei produttori cinematografici italiani più conosciuti all'estero. Ma c'è anche Marisa Laurito, Francesca Reggiani, Anna Tatangelo, c'è il ballerino Raffaele Paganini, c'è l'attore Sergio Assisi, c'è Simona Marchini, c'è Cristina Chiabotto. Per una notte Roma porta in trionfo quelli che ogni sera rivediamo poi in televisione o andando a teatro e li vediamo calpestare i palcoscenici del nostro bel paese. Ma accanto al mondo dello spettacolo e del cinema e del teatro italiano anche giornalisti importanti. Primo premio quest'anno al direttore di Rai International, Daniele Renzoni. A Daniele Renzoni si legge nella motivazione per i grandi successi conquistati dalla Rai in ogni parte del mondo. Oggi la testata, la rete, vive un momento di assestamento, di riorganizzazione, ma Daniele Renzoni trova anche qui il modo per parlare di programmazione, di futuro, di speranza. Con lui anche il responsabile della testata giornalistica regionale della Rai per i 150 anni dell'Unità d'Italia, Renato Cantore. Anche lui, si legge nella motivazione, un giornalista che ha utilizzato la televisione italiana per raccontare al meglio la magia della patria a chi forse aveva perso questo concetto o lo aveva smarrito per strada. Un successo per la TGR di Alberto Maccari, davvero senza precedenti. E poi ancora Silvia Vaccarezza, famosa conduttrice del TG2, Paolo Corsini, vice direttore di Radio 1, Max Lazzari, bravissimo ed effervescente conduttore di Italia in diretta, e poi tanti altri ancora. Tutto questo nel nome dell'Unione Europea e di ciò che l'Europa rappresenta oggi per ognuno di noi. Questo importante premio io lo dedico alla mia terra, alla Calabria, che è piena di risorse e piena di intelligenze. Sono enormemente contento di essere in questo contesto, premiato con le massime espressioni culturali italiane. Per Santo Gioffrè, medico e scrittore calabrese, è un premio doppio. Un premio alla letteratura per aver scritto Artemisia Sanchez, ma un premio anche al mondo del cinema, avendo la Rai deciso di fare del suo capolavoro letterario un film di grande successo. Per giunta un film interamente girato nel cuore più antico della Calabria. Che dire di più? Appuntamento all'anno prossimo, come dire, nuovo giro, nuovo vincitore.